Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa stola ai ferri. Ho deciso, adesso inizierà settembre, di portare almeno un video al mese sul canale nel quale lavoro ai ferri e non all'uncinetto. La decisione è nata dal fatto che ho visto che molti filati invernali sono molto doppi e quindi è più facile, diciamo, rendono meglio se vengono lavorate ai ferri che non all'uncinetto. Per quanto riguarda questa stola, ho deciso di partire con qualcosa di molto base, anche il punto è molto, diciamo, famoso, ed è il punto pavone, che secondo me è uno dei punti ai ferri che non passa mai di moda. Per quanto riguarda invece il filato, io ho utilizzato quello della Mistrico Filati Linea Baci Rubati, che è 97% micofibra con il lamé. Io ho scelto il colore viola con il lamé dello stesso colore. Per quanto riguarda invece il numero dei ferri, io ho utilizzato i ferri del numero 4. In descrizione, come sempre, ci sarà il link della merceria da cui potete acquistare il mio stesso filato, i ferri e anche questo, questa spilla che mi vedete indossata in questo momento. Una piccola anticipazione, questa sarà una delle ultime volte che mi vedete dire di cliccare sul link sotto in descrizione per poter accedere alla pagina Facebook della merceria Coletti. Questo perché insieme a Giuseppe Coletti, che è il proprietario della merceria, stiamo per mettere online un sito web nel quale voi potete andare direttamente a comprare il mio filato e anche gli altri filati che ci sono disponibili nella merceria. Questo diciamo che faciliterà un po' il lavoro sia dei Coletti che il vostro nel dover decidere appunto i colori, perché nel sito saranno a disposizione tutti i filati e tutti i colori e anche quanto ce ne sono ancora a disposizione. Funziona un po' come Amazon, voi mettete nel carrello e quindi potete acquistare. Inoltre nel sito saranno presenti anche i video tutorial che faccio, quindi come ci sono nel mio canale YouTube ci saranno anche nel sito web, e inoltre ci sarà anche un'altra pagina sempre all'interno di questo sito nel quale noi vedete in vendita sia gli articoli che creo io all'uncinetto o come in questo caso ai ferri, sia gli articoli che vengono creati con la macchina per maglieria, che molti di voi sanno, soprattutto quelli che mi seguono su Facebook, io ho acquistato diciamo inizio di quest'anno. Detto ciò, torniamo a quanto riguarda questa stola. Ho deciso di non fare qualcosa di lungo che poi si può girare attorno al collo, ma ho optato per qualcosa di largo, questo perché ho molte stole lunghe e invece io volevo qualcosa che mi coprisse maggiormente le mani, e inoltre non volevo che mi aggirasse intorno al collo perché quelle poi cadono, la spilla qui mi tira i capelli e diciamo che ci litigo più che altro, è un litigarci continuo. Quindi ho deciso di optare per qualcosa di più corto ma più largo, in modo tale da coprire bene le braccia, e anche dietro, come vedete, mi copre benissimo le spalle e anche un po' la schiena, e l'ho fermata con una spilla molto elegante e molto semplice che mi permette di muovere le braccia senza stare una continuazione ad aggiustarmi la stola. Il punto, come vi ho detto, è semplicissimo ed è il punto pavone, si realizza ripetendo sempre 4 giri, un primo ferro a diritto, un secondo ferro a rovescio, un terzo ferro dove si creano i fori, quindi si fanno i gettati, e un quarto ferro a rovescio. Poi questi 4 ferri vanno sempre ripetuti per la lunghezza desiderata. La mia stola è lunga circa 142 cm ed è larga 60, però non l'ho ancora lavata, quindi va a finire che comunque tenderà ad allargarsi o ad allungarsi un po' di più, e ho utilizzato all'incirca 460 grammi del filato. Diciamo che nell'ultimo gomito me l'ha avanzato veramente poco, ma ho preferito non utilizzarlo perché non ero convinta di riuscire a terminare tutti e 4 ferri, quindi me ne è avanzato un pochetto. Voi, come vi ho detto, voi potete decidere di farla molto più lunga e anche più stretta, come preferite. Io ho deciso di creare una stola che potesse fungere anche da giacchettina, quindi mi va bene che sia così corta e così larga. Detto ciò, spero che questa stola vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul mio blog www.uncinettandoconelsa.it. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola ai ferri io andrò a utilizzare il filato della Mistrico Filati e della linea Baci Rubati, ossia la microfibra con il lamé. Io ho scelto quello viola con il lamé dello stesso colore e lavorerò con i ferri del numero 4, realizzando appunto il punto pavone. Io vi farò vedere però un campione. Lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 17. In questo momento io ho montato 51 maglie, però nella mia stola ne monterò 170,
perché la voglio molto larga, non lunga, lo dico già adesso, non voglio una stola lunga, mi serve molto larga perché voglio che mi copra molto sulle spalle. Quindi, come dicevo, io lavorerò con i ferri del numero 4, ma voi potete lavorare anche con quelli del 4,5 o del 5, dipende sempre dal tipo di mano che avete, se avete una mano larga o una mano stretta. Io ho una mano abbastanza larga quando lavoro con i ferri, quindi invece di andare a usare il 4,5 o il 5 preferisco usare quello del 4. Montate le mie maglie, posso andare a fare i miei giri. Il primo giro è molto semplice, si lavora tutto a diritto, quindi io vado a prendere le maglie e lavoro tutto a diritto, sia anche la prima e l'ultima maglia. Quindi ripeto, primo ferro, io lavoro tutto a diritto. Sto per terminare il mio primo ferro, che come vi ho detto vado a fare tutto, ho fatto tutto a diritto, quindi anche l'ultima maglia io la faccio a diritto. Secondo giro mi inverto con i ferri e vado a lavorare tutto a rovescio, anche la prima e l'ultima maglia, quindi prendo da dietro e vado a lavorare al rovescio anche la prima e l'ultima maglia e continuo a lavorare a rovescio per tutto il mio secondo ferro. In questa maniera. Sto per terminare il mio secondo giro e come vi ho detto termino facendo sempre delle maglie a rovescio. Bene, adesso mi giro con il lavoro e posso andare a fare il mio terzo giro e realizzo. Non entro nella prima maglia, ma entro nella seconda. Ed esco dalla prima, quindi prendo due maglie insieme e vado a fare una maglia a diritto. Di nuovo prendo due maglie insieme, quindi entro nella seconda ed esco dalla prima e faccio una seconda maglia a diritto. Di nuovo prendo dalla seconda, esco dalla prima e faccio una terza maglia a diritto. A questo punto faccio un gettato, ossia prendo il filo e lo passo intorno alla mia ferro, quello sul destro, e vado a fare una maglia a diritto. Secondo gettato, passo il filo intorno al ferro e vado a fare una maglia a diritto. Terzo gettato, passo il filo intorno al ferro e vado a fare una maglia a diritto. Quarto gettato e vado a fare una maglia a diritto. Quinto gettato e vado a fare una maglia a diritto. Sesto gettato e a questo punto riprendo due maglie insieme, quindi entro nella seconda ed esco dalla prima e faccio una maglia a diritto. Di nuovo prendo due maglie insieme e faccio una seconda maglia a diritto. Di nuovo prendo due maglie insieme e faccio una terza maglia a diritto. Questo è quello che dovrò andare a sempre a ripetere perché è il mio motivo. Quindi io, come vi ho detto, ho fatto un campione dove ho ripetuto il motivo 3 volte, quindi lo farò sempre insieme a voi per farvi vedere bene come farlo. Ma vi ricordo che io invece ho montato 170, per fare la mia stola monterò 170 maglie. Quindi ricominciamo da capo con il motivo. Entro in due maglie e vado a fare una maglia a diritto. Entro in altre due maglie e vado a fare una seconda maglia a diritto. Entro in altre due maglie e vado a fare una terza maglia a diritto. Un gettato e vado a fare una maglia a diritto. Secondo gettato, una maglia a diritto. Terzo gettato, una maglia a diritto. Quarto gettato, una maglia a diritto. Quinto gettato, una maglia a diritto. Sesto gettato e di nuovo vado a prendere due maglie insieme e faccio una maglia a diritto. Di nuovo due maglie insieme, faccio una seconda maglia a diritto. Di nuovo due maglie insieme, faccio una terza maglia a diritto. Ripetiamo il motivo per l'ultima volta insieme. Prendo due maglie insieme e vado a fare una maglia a diritto. Prendo altre due maglie insieme e vado a fare una seconda maglia a diritto. Due maglie insieme e vado a fare una terza maglia a diritto. Un gettato, una maglia a diritto. Secondo gettato, una maglia a diritto. Terzo gettato, una maglia a diritto. Quarto gettato, una maglia a diritto. Quinto gettato, una maglia a diritto. Sesto gettato, vado a prendere due maglie insieme e faccio una maglia a diritto.
altre due maglie alte insieme, faccio la seconda maglia a diritto e mi ritrovo che devo prendere le ultime due maglie che ho sul ferro e fare una maglia a diritto. Bene, devo ripetere quindi questo per tutto il mio terzo giro fino a finire le mie maglie sul ferro. A questo punto mi giro con il lavoro e vado a realizzare il mio quarto ferro e per realizzare il quarto ferro vado a fare tutte maglie al rovescio e vi faccio vedere che anche il gettato deve essere lavorato al rovescio. Quindi vado dove ho la maglia e lavoro al rovescio. Ho un'altra maglia, lavoro al rovescio. Ho un'altra maglia, lavoro al rovescio. Qui ho il gettato, prendo il filo, vedete com'è il gettato in questa, prendo il filo da dietro, esco dal davanti, vado a fare una maglia al rovescio. Ho la maglia rovescio, vado a fare la maglia rovescio. Ho il gettato, entro da dietro, esco dal davanti e vado a fare una maglia al rovescio. Di nuovo una maglia al rovescio, ho il gettato, entro da dietro, esco da fuori, passo il filo e realizzo la maglia al rovescio. E di nuovo maglia al rovescio. Quindi devo fare questo per tutto il mio quarto ferro, ossia lavorare sempre a rovescio. Ho terminato anche il quarto ferro e adesso si ricomincia da capo dal primo. Quindi ripetiamo, i quattro ferri da ripetere sono sempre primo ferro a diritto, secondo ferro a rovescio, terzo ferro dove andremo a fare il motivo, quindi come vi ho mostrato in terzo ferro, quarto ferro tutto a rovescio. Questi sono i quattro giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza desiderata della stola. Come vi ho detto all'inizio, io non voglio una stola lunga, la voglio larga perché voglio che mi copra bene un po' le braccia rispetto alle moltissime stole che ho, che sono lunghe e che quindi mi permettono di fare giri intorno al collo, però comunque poi ho le spalle che restano abbastanza scoperte, quindi ho deciso di fare qualcosa di un po' diverso, ossia qualcosa di più largo ma meno lungo. Però voi potete anche decidere di farlo più largo come ho fatto io, di farlo molto più lungo, quindi poi io vi dirò alla fine quanto mi è venuto lunga la mia stola e quindi voi potete decidere di farla più lunga ancora in modo da permettervi di fare anche dei giri intorno al collo come preferite. Questi, ripeto, sono comunque i 4 giri che bisogna sempre andare a ripetere fino alla fine della nostra lavorazione. Per quanto riguarda la chiusura, io ho lavorato per ho utilizzato quasi un totale di 500 grammi, questo è l'ultimo gomitolo, ma non voglio farlo ancora più lungo, quindi diciamo che ne ho usato i 450 grammi del filato. Una volta fatto il giro di maglia diritta, quando devo fare il giro di maglie a rovescio sono andata a chiudere, quindi vi faccio vedere un attimo come. Voi naturalmente potete farla anche più lunga o più corta come preferite, quindi io prendo il filo, vado a fare la mia maglia a rovescio e passo la maglia dietro sul davanti, quindi io chiuderò in questa maniera lavorando al rovescio, quindi andando a chiudere sul rovescio. Una volta terminato questo filo dovrò fare altro che coprire i fili con cui sono andata a unire i vari gomitoli da 50 grammi e quindi la mia stola sarà finita.